L'emittente televisiva Telewan si conferma fra le TV più seguite della Sicilia. Lo rivelano i dati Auditel del mese di marzo 2020, in cui l'emittente, visibile in tutta la Sicilia sul canale 19 e 519 HD del digitale terrestre, ha ottenuto 805.396 contatti netti nel periodo dal 1 al 28 marzo. Ottimi dati anche nel giornaliero, con 70.684 ascoltatori durante le varie fasce orarie. Una crescita esponenziale per l'emittente palermitana che ormai vanta quasi 40 anni di storia. La copertura capillare è possibile grazie alla collaborazione con il gruppo Telecolor International che ne ha permesso l'allargamento del bacino di utenza con oltre 30 ripetitori regionali. Ma la crescita non si ferma qui e va oltre con un incremento notevole degli utenti in tutte le piattaforme social e portali video, da Facebook a Twitter, da YouTube a Instagram. La pagina Facebook di Tele1 vanta ben 64.000 follower attivi con 4.900.000 minuti di visualizzazioni, con una crescita media di 300 nuovi like al giorno non solo dalla Sicilia ma da tutta Italia e diversi altri stati come Germania, Stati Uniti e Regno Unito. Diversi video Facebook che hanno superato il milione di visualizzazioni e alcuni anche i 5 milioni. Il canale YouTube vanta 6.565.036 visualizzazioni totali con 183.689 ore di video visti e oltre 7.000 iscritti con una crescita di quasi 100.000 visualizzazioni al mese. Numeri importanti che nascono dal lavoro di una squadra di oltre 15 tra tecnici, cameraman, registi fonici, esperti di marketing e social media e giornalisti professionisti che lavorano per garantire due edizioni giornaliere del telegiornale Media News. Tanti format come 19 live, Sicilia Sera, Luci sulla Città, Status, Cook King, Cuochi e Chef in TV, One Chart ed altri. Tante ore di diretta ogni giorno per raccontare la Sicilia in tutti i suoi aspetti, la la politica, l'economia, senza dimenticare la cultura, lo spettacolo e lo sport. Durante questa emergenza sanitaria la nostra emittente ha garantito ogni giorno, oltre ai telegiornali, altre sei ore di dirette con speciali sul coronavirus, garantendo sempre un'informazione imparziale e sicura.